Veramente è tutto chiuso qua. È tutto sbarrato anche di qua, come se fosse notte piena, invece è pieno giorno. Sono chiusi là dentro. Siamo in Piazza Gasparri, piazza di spaccio, e guardate queste case. Hanno tutte le tapparelle e le finestre chiuse. È una sorta di usanza quando ci sono i blitz. In segno di lutto, tutti gli abitanti di questa piazza, che era il regno degli Spada, abbassano le tapparelle, molto spettrale, ogni volta che c'è un blitz. L'hanno fatto quando hanno, a novembre, arrestato Roberto Spada, l'hanno fatto qualche anno fa quando hanno arrestato Ottavio e Massimiliano Spada, l'hanno fatto nel 2015 quando hanno arrestato Romoletto. È l'usanza della mafia di Ostia. In segno di rispetto e di lutto, gli abitanti della zona in pieno giorno tengono le loro case al buio. Andando avanti andiamo verso il Bar Music e verso la palestra degli Spada. Questo è il Bar Music, qua giriamo, siamo in via Forni ed ecco la palestra degli Spada, Famous Box. Eccola qua, sbarrata, chiusa, dove è avvenuto la vicenda del nostro collega preso a testata da Roberto Spada. Ma adesso che se li sono portati tutti? Sì, ma ragazzi, poi che... Ma poi un'altra cosa, ma prima uno doveva commettere reati e poi venne arrestato. Qui viene arrestato perché il PM decide che forse tu hai parte di qualche cosa. Due ore che giriamo in questo quadrilatero, via Ruta, via Baffigo, via Cagni, via Torni, tutte le saracinesche abbassate. Sembra un villaggio abbandonato. Il giorno dopo probabilmente ha ragione la signora che lavora lì al forno, che ci ha detto una cosa molto interessante. Si sta meglio o si sta peggio oggi? C'è 6 anni che stanno vedendo, ormai era controllata, non succedeva niente. Stiamo andando verso la casa, una palazzina degli Spada che è molto pittoresca fuori. Qua ci abbiamo un bel po' di Spada che abitano, Spada, Casa Monica. In questo palazzo abita la moglie di Roberto Spada. Ci sono 4 Spada: Spada Cerasella, Spada Rosario, Spada Roberto e Spada Enrico. È un po' il loro quartiere generale. Signora, mi chiamo Attilio Bolzoni e sono un giornalista di Repubblica. Mi scusi no, se la disturbo. No, non mi interessa, mi scusi. Certo, è un quartiere in lutto oggi, se li sono portati tutti, staranno dentro per molti anni. Da una parte c'è una popolazione liberata, dall'altra qualcuno teme che andandosene gli Spada qualcuno possa sostituirli in maniera ancora più violenta. Vedremo.